L'Inghilterra è uno dei due paesi nella storia della Formula 1 ad aver ospitato un Gran Premio ogni anno. Oggi il record rimane imbattuto grazie al Gran Premio a cui assisteremo tra poco. I 5,7 km del circuito di Silverstone in Gran Bretagna rappresentano un luogo sacro per i fedeli della Formula 1. È costituito da 18 curve che si snodano intorno a questa ex base militare della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono anche alcune ottime opportunità di sorpasso sui rettilinei Wellington e Hangar. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Lando Norris ha fatto segnare un gran tempo sul giro ieri e oggi è in pole position. E in seconda posizione c'è Pierre Gasly. Per quanto riguarda il resto della griglia, il Duca, Leclerc, Max Verstappen e Ricciardo, Fernando Alonso, Perez, Tsunoda e George Russell, Ocon, Hamilton, Mick Schumacher e Bottas, Zhou, Albon, Kevin Magnussen e Sebastian Vettel. Latifi e Lance Stroll chiude lo schieramento. Ci siamo, è tempo di correre! Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza! Bazzecchi al mio fianco, come sempre, per la gara di oggi. Parliamo un po' del Duca. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? È stata una buona annata per il momento. Hanno avuto dei buoni risultati, ma quello che mi ha colpito è la costanza con cui li hanno ottenuti. Stando così le cose, mi aspetto che oggi facciano un'altra buona gara. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele Carbonara. Benvenuti in questa nuova puntata di Formula 1 2022. Stavolta ci troviamo a Silverstone in Gran Bretagna. Wow! Oggi partiremo terzi dietro a Pierre Gasly e Lando Norris. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Quindi, senza perdere altro tempo, iniziamo! Sui motori! Via, 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 siamo partiti! Attenzione! Wow, super sorpasso! Wow! Wow! Super sorpasso! Ruotata, una super ruotata! Che scompillata! Abbiamo fatto pure la rima! E siamo ancora leader del Gran Premio di Gran Bretagna! Attenzione qua Fox, dove Hamilton ha buttato ancora incredibilmente Max Verstappen, vero? Sì. Bene queste curve da Verstappen. Mamma mia. Attenzione, cerchiamo di andare la scia a Lando Norris, il nostro diretto rivale per il titolo mondiale. E Norris ha perso tempo, ora sicuro Leclerc proverà a portarlo. E ora vediamo se riusciamo a prendere anche il giro veloce. Nel primo settore, wow, e ora vediamo se riusciamo a ottenere anche nel secondo settore. Bella Cox, che curva,
Norris! È qua che ci guadagna molto Norris, eh! Norris più o meno tiene lo stesso passo che abbiamo noi. Giro veloce che... E ora Norris va il DRS, vero? Sì. Attenzione, Norris prende tutta la scia, ancora non riesce a superarci. Ma ce l'ha adesso il DRS? Sì. La metafora del DRS, Norris ci ha provato a superarmi, ma niente da fare. Speriamo che le verti sia vicino. Sì. C'è anche le verti, c'è il DRS. È dietro di noi di sei decimi. Oh! Mamma mia! Dai Charles! Dai, dai, dai! Conta su di te! Però così attacca Leclerc! Un po' lungo! Sì! Esisti Gabriel! Sì! Quarto giro, quarto! Dai! Che ci siamo quasi! A un'altra incredibile vittoria qui a Silverstone, dove qua si è tenuta la prima gara della storia della Formula 1 nel 1950. Oh. Attenzione, Norris ci ha passato. Adesso tu lo ce l'hai di avesse? Sì! Oh! Super sorpasso! Mamma mia! E grazie sempre più vicino a Norris. Sì, di sicuro Norris se la ricorderà questa gara, vero? Sì. Ma lui non ha capito che quando non c'è nulla da fare. Con noi! Sì, con noi non c'è nulla da fare. No, è rosso. Attenzione Norris! Di nuovo insiste. Oh! Mettiamo la porta in faccia! Oh, bandiera gialla, che è successo? Che è successo? A un certo punto bisogna prendere la bandiera gialla! Ma... non c'è niente! No, sono quasi sicuro. Cioè, ad un certo punto scende la bandiera gialla e... Qui l'è! Non è successo nulla, quindi... Ricciardo, terzo! Leclerc ha ripreso la posizione, Leclerc. Sì, però è lontano da noi due. E io e Norris. Dai, ultimo giro, Gabriel. Norris e io. Qua c'è il DRS. Ma ci ha consigliato. Molto veloce, ragazzi, Leclerc. Sì, Casillon è terzo. Con la sua splendida Alfa Tauri. Ma Leclerc si riprende la terza posizione. Dai tutto a Charles. Guadagniamo altri punti nei costruttori, vero? Eh sì, importante. Attenzione ora. Arriveremo verso la curva Stow, che potrebbe decidere le sorti del Gran Premio. Attenzione Norris! Norris ci passa! Ruota ruota! Sì. Ruota ruota! Attenzione! E questa è una gara di MotoGP! E sì, andiamo! Sì, andiamo!
Che gara! Complimenti! Mamma mia! E guadagniamo altri 7 punti su Lando Norris! Un applauso! Mamma mia! Fantastica performance della Ferrari che non ha mai esitato! Norris fa tutte le pole della stagione e noi denunciamo tutte le gare. La Ferrari torna dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Mamma mia, ce la siamo sudata dall'inizio alla fine. E ora vediamo come questi risultati allora, si riflettono sulla classifica di oggi. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Oggi ci ha regalato una prestazione stupefacente. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La Ferrari continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. È stato un fine settimana di Formula 1 davvero entusiasmante. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un like, ci vediamo in Austria, Spielberg. Ciao!